voglio spiegare una cosa perché questo, questo festival ha come eh, leitmotiv quest'anno una cosa che, che da sé non si spiega, eh, dal, dal new normal al never normal. Si dice che giustamente la pandemia ha provocato una, una un, un momento di discontinuità importantissimo direi nella storia del mondo perché è una, la prima volta che una pandemia globale colpisce contemporaneamente con questa violenza un po' tutto il mondo e ci sono conseguenze sanitarie, conseguenze economiche, conseguenze sociali, anche psicologiche che dovremo valutare nel tempo. Eh, ma si dice anche che insomma arriveremo poi di nuovo a una certa normalità, quello che in inglese appunto dicono il new normal, noi diciamo nuova normalità. Beh, insomma, siamo un po' perplessi su questo. Siamo, intendo dire, in questo momento parlo di Harvard Business Review, questa rivista che voi avete, il lavoro che abbiamo fatto e che facciamo ogni anno sui trend del futuro, i macro trends. Perché a pensarci bene noi forse non arriveremo a una nuova normalità, è come pensare che arriveremo a un punto eh, stabile, a no? una nuova stabilità. Eh, pensando che in passato un'età dell'oro ci fosse stata una stabilità di questo genere, magari c'era o i fenomeni accadevano più lentamente. Eh, oggi i fenomeni sono incredibilmente veloci, l'innovazione è incredibilmente veloce, i cambiamenti in tutti i campi scientifico e poi in tutti i campi anche dell'impresa, dell della produzione, dell'economia, della finanza, eh, ma anche dell'educazione hanno dei cambiamenti, qualche volta si dice addirittura esponenziali. E, e allora forse noi non arriveremo a una nuova normalità. Con buona pace le nostre speranze non ci sarà più una normalità, sarà un never normal, sarà un momento di cambiamento continuo e noi dobbiamo abituarci a cambiare continuamente, cambiamo la nostra testa, eh, cambiamo il nostro mindset, per usare una sofisticata parola inglese, ma in realtà quello che dobbiamo veramente metterci nella testa è che le cose continueranno a cambiare sempre più velocemente e noi dobbiamo abituarci. Da cui eh, tutto quello che eh, sentirete in questi, in questi giorni, perché eh, l'approccio che noi abbiamo chiesto di seguire a questi 15 panel con circa 60-65 eh, esperti di, di veramente di grandissima qualificazione. Avete visto dal programma... No, noi non, non, non facciamo venire eh, qui delle persone che, insomma, che, eh, come si vedono magari normalmente eh, negli spettacoli televisivi, eccetera, che, insomma, eh, qui c'è molta sostanza, abbiamo chiesto a delle persone che hanno delle cose da dire di venire a dirle e a dirle a voi e soprattutto a dirle ai giovani, un po' a tutti, ma soprattutto chiaramente questo festival è dedicato è dedicato ai giovani. Quindi questo è un po' l'impianto concettuale eh, che, che, vi volevo, che vi volevo sottoporre perché è veramente importante pensare che tutti noi dobbiamo, dobbiamo eh, avere un nuovo modo di, di pensare a, al presente e anche al futuro. Con un'ultima qualificazione, perché l'ha già, già anticipata il rettore, il vice, il protettore Giacobazzi: eh, formazione. Eh, noi siamo di fronte a una realtà talmente veloce nel suo cambiamento che non possiamo pensare eh, che le conoscenze che acquisiamo oggi eh, valgono poi, come succedeva in passato, magari per tantissimi anni, addirittura potevano durare per tutta la vita, uno entrava in una certa situazione di lavoro e ci stava tutta la vita, eh, con le stesse conoscenze che aveva imparato nella prima fase della sua vita, quella della formazione. Eh beh, eh, non sarà più così, noi dobbiamo abituarci anche a questo, a pensare che sarà una... Eh, Ci sarà la necessità, c'è già la necessità di quello che si chiama ancora qui con una sofisticatissima parola, l'espressione inglese, il continuous learning, vuol dire la formazione continua, ma anche il lifelong learning, quindi. Una, una, una necessità di continuare a apprendere, a imparare, quindi a essere curiosi e, e, e soprattutto non aspettarselo dall'esterno, non aspettarsi che ci sia qualcuno che ci dà sempre le conoscenze, e le competenze, ma dovremo soprattutto eh, darci da fare a ciascuno di noi per, essere, per garantire a noi stessi una buona vita, a noi e alla nostra famiglia, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ecco ehm, Adesso diamo vita alla prima eh, ses sessione, questa sessione è dedicata alla tecnologia. La tecnologia ancora una volta... È stata citata fin dall'inizio l'innovazione. Il sindaco Sboarina l'ha raccontata in una maniera molto, molto viva e, e convincente. Eh, innovare significa conoscere e conoscere sempre più eh, velocemente. La tecnologia fin dall'inizio è stata. Il driver, voglio dire, il punto focale su cui noi abbiamo concentrato l'attenzione e anche in questo lavoro che avete nella vostra cartellina eh, fa parte, è veramente il punto focale, perché l'innovazione, eh, la tecnologia e anche fuori dalla tecnologia eh, ci sta cambiando tutto quanto, tutti i parametri dell'esistenza, tutti i parametri eh, del lavoro. Non ho bisogno di raccontarvela perché lo vedete, ciascuno di noi ha in mano. Un supercomputer che banalmente viene chiamato smartphone, ma che eh, 25 anni fa o 30 anni fa, eh, una cosa infinitamente meno potente mandava la gente sulla Luna. Quindi siamo abituati ormai a avere una quantità di tecnologia nella nostra vita e nel nostro lavoro. E quindi per forza la tecnologia apre eh, i, lavori, i lavori di questo festival. E avremo due sessioni di tecnologia. La prima eh, riguarda la capacità di stare dietro appunto a questa innovazione galoppante, eh, perché è talmente veloce che anche solamente stare dietro alla conoscenza è difficile, ma eh, ancora, ancora di più riuscire a utilizzarla nel modo più opportuno eh, è veramente molto, molto complicato. Questo riguarda non solo noi come persone, riguarda soprattutto il mondo del lavoro, il mondo eh, delle imprese, imprese che siano produttive o di servizi, finanziarie tutti abbiamo a che fare con, con questo tipo di, eh, di velocità esponenziale di eh, di cambiamento. Quindi su questo noi abbiamo invitato eh, delle, degli esperti veramente di grandissimo interesse, ma soprattutto adesso chiamo sul palco il chairman di questa sessione che è, anche, che è sempre stato con noi, che, con il quale eh, veramente abbiamo lavorato tantissimo in Harvard e fuori, eh, insomma un personaggio che conoscete molto bene, peraltro veronese di origine, è il professor Umberto Bertelè che invito a venire sul palco, eh, professore emerito di strategia al Politecnico di Milano. E Un'infinità di altre importantissime attribuzioni che non starò adesso a specificare. Professore, grazie, grazie a te e buon lavoro. Il professor Bertelet presenterà adesso poi i partecipanti al suo panel. Beh, sono felice di essere in questo incontro. Ho due motivi d'orgoglio. Il primo, come già richiamato da Enrico, sono veronese d'origine, una famiglia che a Verona da secoli. E ho fatto a Verona i primi 18 anni della mia vita finendoli con gli studi classici al liceo Maffei, che immagino che tutti conosciate in questa città. Secondo motivo d'orgoglio, che questa sessione è organizzata insieme col Politecnico di Milano, che è il mio ateneo, un ateneo che da sempre ha dedicato un'attenzione centrale al tema della tecnologia, un ateneo che da. 40 anni formalmente, ma almeno 50, ha cominciato a impegnarsi negli aspetti delle connessioni della tecnologia con il sistema delle imprese, con l'economia in generale, con i temi di carattere sociale attraverso la fondazione della School of Management, cui ho avuto la fortuna di poter partecipare. Il Diciamo come ho organizzato questa mia breve presentazione, poi vi presenterò le persone che fanno parte di questo gruppo di, questo, di alto livello. Ho richiamato quello che diceva prima Enrico, l'ho preparata, non, siamo, non eravamo d'accordo, andando a prendere quella che era la copertina della pubblicazione che è stata fatta recentemente, che voi avete, se ho capito. Dentro le vostre, dentro i sacchi che vi hanno consegnato, e che ha esattamente lo stesso titolo di questo incontro. Il, che cosa sono andato a guardare. Sono andato a guardare che cosa aveva scritto in particolare nell'introduzione Enrico. E Enrico ha dato a questo, diciamo. Due messaggi tra l'altro che un po' sono risuonati stamattina. Un primo messaggio è che la tecnologia è al centro un po' di tutti i grandi cambiamenti che avvengono nella società. È al centro dei cambiamenti in questo momento, si parla molto dell'aspetto sanitario. È stata al centro del grande fenomeno di eh, disruption tecnologica. Eh, digitale e trasformazione digitale di cui abbiamo parlato abbondantemente nelle scorse edizioni e che tutt'altro che finita e che continua ad avanzare è al centro di questa grandissima sfida che abbiamo in campo ambientale e che ci troverà impegnati almeno ufficialmente nei prossimi 30 anni ma sicuramente molto di più e che richiede degli interventi di natura Veramente, eh, veramente eccezionale e degli sforzi simili a quelli che abbiamo affrontato in questa fase e al centro dei molti cambiamenti che avvengono nella nostra vita. Quindi il secondo punto poi che evidenziavo è come sta cambiando con la pandemia, ma per effetto delle tecnologie, come sta cambiando il mondo del lavoro. Cioè, non è un cambiamento che avviene nel nostro paese solamente, è un cambiamento che tocca più o meno tutto il mondo, con sfumature di natura diverse dalle varie parti, un cambiamento ancora indefinito nei suoi contorni, perché fino a che non sarà chiusa la pandemia non si capirà quali sono gli effetti permanenti sulla struttura del lavoro. E quindi questo poi va a incidere su tutta una serie di altri aspetti e sono emersi anche nei discorsi precedenti, nel momento in cui cambia il modo di lavorare, cambia anche il, la struttura delle città il, e tanti altri aspetti della nostra vita. Il, di cosa ci occupiamo eh, oggi noi direttamente in questa sessione? In questa prima sessione affrontiamo due argomenti. Una è quella che è chiamata la deep tech, cioè la, la tecnologia nei suoi aspetti più profondi. Quindi non ci occuperemo quest'anno, perlomeno in questa sessione, di quelle che sono le cosiddette big tech e di quelle che sono le, tecnologie, le, diciamo, le modalità di vita diverse, dall'e-commerce, dall adesso recentemente dal lavoro da remoto, il, e così via, dai social network che sono emersi in questi anni, ci occupiamo della tecnologia che sta, se volete, alle spalle e che rende poi possibili questi cambiamenti. E quindi in quest'ambito abbiamo tutta una serie di... Eh, Diciamo, di ambiti e di materie che si stanno sviluppando in maniera un po' meno visibile. Ma alcuni di queste, se ne so, proprio, se l'intelligenza artificiale, è un argomento di cui si parla moltissimo, è estremamente diffuso. Se prendiamo la realtà virtuale piuttosto che la realtà aumentata, in questi giorni con l'intervento di Facebook, il capo di Facebook e il metaverso, se ne è parlato moltissimo, ma c'è tutto l'aspetto che riguarda la sanità, ci sono gli aspetti che riguardano l'agricoltura, che come sapete contribuisce a quelli che sono i gas serra in maniera notevole, eccetera. Quindi abbiamo una serie di aree su cui si concentrerà il, la nostra tavola rotonda. Secondo aspetto della nostra tavola rotonda, e quello che riguarda il lavoro. Lavoro un momento essenziale della nostra vita e quello come dicevo prima che regola poi tutta una serie di attività che, che ci sono attorno e di organizzazione delle nostre città, dei nostri modi di vivere, dei sistemi di trasporto, eccetera e quindi questo sarà l'altra componente del nostro intervento, Deep Tech e il e l'organizzazione la, um, del lavoro e cambiamenti che ci sono per il sistema delle imprese. Allora, come abbiamo come ospiti, li cito e poi dopo li presenterò, abbiamo un ospite virtuale che è Anna Grassellino, che è senior scientist, eh, direttore del National Quantum Information Science Research Center di Chicago purtroppo non riesce ad essere presente e quindi la vedremo virtualmente come abbiamo visto il governatore Zaia abbiamo poi Massimo in casa che è stato anche mio allievo che è chairman di Hello Tomorrow che una, dopo vi racconterà esattamente che cosa fanno una struttura importante nell'ambito dell'interesse per queste tecnologie abbiamo Fabio Moioli che è head of consulting services in Microsoft e in particolare segue i progetti di intelligenza artificiale, ben arrivati. Abbiamo, abbiamo Rosario Sica, che è amministratore delegato di Open Knowledge del gruppo BIP, gruppo BIP eh, Business Integration Partners, è un gruppo che è cresciuto moltissimo in questi anni e rappresenta una delle realtà più importanti della consulenza nel nostro paese in questo momento. Ecco, allora io darei la parola virtuale ad Anna Grassellino. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Grassellino, sono una senior scientist al Fermilab di Chicago. Grazie dell'invito a questo molto importante evento e mi dispiace non riuscire a essere lì di persona magari in futuro, magari l'anno prossimo. Eh, sono felice di essere su questo palco, comunque anche se in maniera virtuale, per raccontarvi un po' del, delle iniziative eh, che stiamo intraprendendo qua al Fermi per l'avanzamento di eh, tecnologie quantistiche e per la costruzione di quello che si chiama il computer quantistico, che potrà essere un computer molto potente che in futuro potrà consentirci di eh, effettuare dei calcoli, delle simulazioni che alloggi non sono possibili su un calcolatore classico. Uh, vi racconto prima eh, di tutto in breve eh, cos'è il Fermilab. Il Fermilab di Chicago è il laboratorio sorella del, del CERN di Ginevra. Siamo il laboratorio statunitense che eh, eh, del Dipartimento dell'Energia, uno dei 17 National Laboratories, eh, in particolare il laboratorio che si occupa di fisica fondamentale e eh, in particolare della fisica delle particelle. Quindi siamo qui per studiare il mondo che ci circonda, eh, capire da cosa è composto e eh, una parte importante di quello che facciamo per l'avanzamento della nostra conoscenza eh, del, del mondo delle particelle, della fisica delle particelle, è eh, avanzare tecnologie molto importanti eh, come quelle degli acceleratori delle particelle, come quelle dei magneti, eh, criogenia, che sono appunto al cuore di... Ehm, di, questi, di, questi grandi, di queste grandi macchine che poi vanno a studiare i frammenti della materia. Grazie a tutte queste tecnologie che abbiamo portato avanti per decenni eh, per costruire queste macchine molto complesse, andare a capire, studiare e, e, a, e a scoprire eh, nuovi tipi di particelle, eh, grazie a, tutti questi, a, a, a tutto questo avanzamento tecnologico, oggi andiamo a impiegare questa conoscenza e queste facilities per eh, utilizzare questi componenti eh, per la costruzione di un computer quantistico. Allora, eh, fino a qualche tempo fa mi, occupa, mi occupavo appunto di eh, costruire acceleratori di particelle, ma l'anno scorso eh, US Congress ha eh, stabilito una National Quantum Initiative con 600 milioni di dollari eh, per creare 5 centri statunitensi per l'avanzamento uh, di tecnologie quantistiche, per la costruzione di uh, computer quantistici o quantum networks, e il Fermilab di Chicago uh, ha vinto uno di questi cinque centri, quindi abbiamo un, uh, un funding per cinque anni per, uh, di circa 115 milioni di dollari, Fermilab è alla guida di questa iniziativa, di questo centro, che si chiama Superconducting Quantum Materials and Systems Center, e siamo eh, insieme a eh, 20 partner che sono industria, eh, laboratori nazionali e anche ehm, uni università. Portiamo insieme elementi più brillanti eh, nel campo delle tecnologie quantistiche, nel campo delle tecnologie criogeniche, nel campo della scienza dei materiali, eh, nelle scienze computazionali e tanto ancora per andare a costruire una macchina nuova, complessa, un computer quantistico che va a utilizzare le tecnologie che per anni hanno consentito la costruzione di questi grandi acceleratori di particelle e adesso vanno a essere i mattoncini per la costruzione di un calcolatore quantistico che potrà essere il più potente al mondo. Qual è la, la, cosa, cosa potrà fare questo computer quantistico e quali sono le sfide che ci attendono? Allora, il computer quantistico, all'oggi ne esistono alcuni diversi che l'industria ha lanciato, Google, proprio oggi IBM ha lanciato il loro ultimo processore quantistico, il più avanzato di tutti, eh, con 127 qubit. Um, e anche un'altra un un industria importante è Rigetti Computing, che è il nostro partner nel centro eh, SQMS del Fermilab. Tutte queste industrie hanno costruito dei processori quantistici, che però purtroppo ancora non riescono a fare dei calcoli molto avanzati, hanno dimostrato che possono fare dei calcoli che un computer classico impiegherebbero molt, molto più a lungo e in particolare andiamo lì a vedere il vantaggio esponenziale di un computer quantistico. Il computer quantistico promette appunto di fare dei calcoli, delle simulazioni in pochi minuti che a un computer classico impiegherebbe centinaia o milioni di anni. Allora, questi processori che esistono all'oggi hanno fatto delle dimostrazioni di questo tipo, però per dei problemi, diciamo, eh, accademici, molto semplici, ma non di grande impatto eh, per la società, non ancora. Perché? Perché ancora purtroppo i mattoncini con cui andiamo a costruire questi computer quantistici sono molto fragili e eh, soffrono di quello che si chiama un tempo di vita molto breve. Cioè significa che quando cerco di processare l'informazione attraverso questi dispositivi, i dispositivi uh, producono degli errori dopo pochi microsecondi. Allora, quella è la sfida tecnologica che noi ci prefiggiamo con il nostro centro quantistico qui al Fermilab e con i nostri partner. Andiamo a uh, aumentare, a, a, a combattere questo fenomeno dove i mattoncini chiave per la costruzione di un computer quantistico sono troppo rumorosi, troppo fragili, danno un errore troppo prematuramente e noi vogliamo estendere questo tempo di vita a, uh, di diversi ordini di grandezza e pensiamo di poterlo fare grazie alla nostra forza alla nostra conoscenza nelle tecnologie che, che ho citato prima per esempio quelle delle acceleratori di particella cosa, cosa faremo quindi in, portando insieme tutte queste, queste menti brillanti e queste uh, facilities molto avanzate dal, dagli Stati Uniti ma anche dall'Italia l'Italia partecipa a questo progetto con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in particolare con i laboratori del Gran Sasso dove ci saranno delle misure importanti che verranno fatte sottoterra per cercare di capire alcuni dei, del, dei meccanismi che potrebbero limitare eh, i tempi di vita, eh, la fragilità di questi qubits. Andremo insieme quindi a, a sviluppare dei qubit migliori, dei qubit che avranno dei tempi di vita superiori rispetto a quello che esiste all'oggi, e poi insieme andremo a costruire un calcolatore quantistico che potrà effettuare dei calcoli e delle simulazioni importanti, soprattutto in campo scientifico. Ecco, abbiamo nel nostro centro, una, eh, ovviamente ci sono tante applicazioni importanti, per esempio nella National Security, si parla di un computer quantistico, perché potrebbe risolvere appunto questo algoritmo di Shor, che è la fattorizzazione dei numeri primi, che significa di grandi numeri primi, che, che è alla base, per esempio, dell'RSA encryption, quindi comunicazioni sicure. Um, ma quello che interessa a noi come scienziati, soprattutto qui al Fermia, per esempio, è potrà questo calcolatore quantistico aiutarci a capire meglio il mondo della fisica delle particelle, come questi frammenti eh, di cosa sono composti eh, quando andiamo a analizzare, per esempio, i dati dalle collisioni di queste grandi macchine. Abbiamo ehm, anche tante industrie e collaboratori da altri laboratori nazionali che andranno a guardare applicazioni nel campo della finanza, per esempio come Goldman Sachs, o applicazioni nel campo della medicina, della biologia. Queste macchine potranno, per esempio, andare ad aiutarci a capire meglio eh, il mondo delle molecole, eh, come, come interagiscono e quindi, insomma, tante applicazioni importanti anche in quel, potenzialmente in quel campo. Insomma, è una, una sfida molto importante, diversi paesi sono in corsa per questa sfida. E noi eh, ci crediamo molto dal punto di vista dell'avanzamento eh, tecnologico basato sul portare insieme industria, università e laboratori nazionali. Quindi questa è, il, è la chiave del nostro centro portare tutti questi background diversi in discipline chiave che soltanto portandole insieme potrà, potranno davvero eh, aiutarci ad avanzare lo stato di queste tecnologie. E eh, allo stesso tempo crediamo molto comunque nel, nel, nel talento internazionale. E quindi vorrei tornare a stressare ancora una volta che, anche se eh, questa si chiama National Quantum Initiative. Uh, noi abbiamo fatto molto e fa, continueremo a fare molto per portare talento da tutte le parti del mondo. Abbiamo assunto, per esempio, quest'anno, solo nel primo anno con questo, con questo centro abbiamo assunto già 80 persone, e la metà vengono da otto diversi paesi. Crediamo molto nel talento internazionale, crediamo molto nel, nella collaborazione con l'Italia, ma anche con altri paesi, e quindi sono felice di di portare questa testimonianza e spero di tornare in futuro su questo palco per raccontarvi di più di, del progresso di questa iniziativa. Grazie. Allora un grazie virtuale a Danna Grassellino. Io vorrei fare diciamo, una coda delle mie riflessioni di prima. Se andiamo a vedere le tecnologie cambiano completamente, come abbiamo visto, il nostro modo di vita, cambiano i nostri stili, le nostre organizzazioni, eccetera. Hanno tutta una serie di aspetti anche preoccupanti che stanno alle spalle e che vengono fuori dalle tecnologie, lo viviamo in questo periodo con i social, con i ricatti che vengono fatti via eter, eccetera. Quello che è importante poi e che credo che sarà la il tema della prossima riunione e come vengono vissute dai singoli paesi, nel senso che sono apportatrici potenziali di grande ricchezza, ma che se non cavalcate in maniera adeguata possono portare a situazioni disastrose, possono portare a imprese che escono e non sostituite da altre. Faccio un esempio, noi abbiamo una magnifica serie di imprese. Che si occupano di componentistica per le automobili, il, molte di queste imprese eh, necessariamente spariranno dal mercato, nel senso che il passaggio all'auto elettrica elimina tutta una serie di caratteristiche che viceversa erano importanti con, eh, con il motore a scoppio e con l'auto tradizionale. Abbiamo dei problemi molto grossi per le persone, ne accennava prima Enrico. Il, cioè, nel momento in cui ci sono nuove eh, tecnologie che entrano in ballo cosa significa? Che chi non si aggiorna diventa obsoleto diventa lasciatemi usare la parola un po' estrema socialmente inutile e quindi deve essere in qualche maniera salvato per quello che riguarda la sua vita abbiamo un problema ehm, ovviamente per il, gli stati eh, cioè perché uno stato riesca a mantenere o si spera incrementare quelli che sono i livelli di vita delle persone, che vuol dire non solamente possibilità d'acquisto, ma vuol dire cultura, vuol dire tante altre cose che ci rendono possibili, occorre che vengano fatti degli sforzi in maniera da rimanere sempre in gara. Quindi se noi parliamo di queste nuove tecnologie, è per sapere come gira il mondo, ma anche per preoccuparci di cosa dobbiamo fare come conseguenza delle possibili entrate di queste tecnologie cercando di prenderne i vantaggi e non di prenderne quelli che sono gli aspetti negativi che se uno non sa affrontarle bene e non sa investire ci sono e possono essere molto forti. Allora io organizzerei la, questa tavola rotonda in questa maniera, se volete molto banale, cioè abbiamo a disposizione fino alle 11.15 quindi io chiederei ai relatori questi in presenza perché non sentiamo più la Anna Grassellino di fare un primo intervento di nove minuti dice l'orologio e quindi di stare sempre con un occhio all'orologio di fare un secondo intervento di quattro minuti per lasciare magari qualche spazio anche a domande incrociate nel nostro ambito come ordine ho scelto quello che mi è andato, così non facciamo, non facciamo ingiustizie verso nessuno il Chiederei magari di eh, usare pochissimo tempo per spiegare cosa fa la propria organizzazione. Eh, Microsoft è quella che mi dà <ride> un po' più di problemi perché la conosciamo <ride> bene, comunque, magari spiegare cosa fa nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Io comincerei da eh, Massimo Porticaso che è cerma di Hello Tomorrow e quindi. Sappiamo che è un'importante organizzazione che si occupa della Big Tech, uh -huh. che organizza anche grandi eventi su scala mondiale. Quindi un cenno a questo uh -huh. e poi raccontarci il, un po' di, di quali sono le vostre visioni sulle Big Tech. Volentieri. Allora, Elotomaro è una community di, dedicata al Deep Tech che mette insieme l'interno, in maniera interdisciplinare diverse attività, abbiamo all'inizio di dicembre il, primo, il prossimo summit mondiale dove eh, una selezione di 4.000 start-up, 100 verranno a presentare. Però quello che vorrei fare oggi, più che parlare di, deep, eh, di, di Hello Tomorrow, vi vorrei parlare ehm, del Deep Tech e dell'approccio innovazione che scaturisce tramite il Deep Tech. E per farlo vorrei anche un pochettino contestualizzare il, quello che è stato presentato da Anna prima, perché sembrava una cosa abbastanza astratta, diciamo così. Quanto computing arriverà fra 10-15 anni? Mentre invece vorrei rendere tangibile il fatto che, come stavano dicendo Enrico e anche il professor Bertelli prima, l'ondata di innovazione che stiamo entrando è veramente differente dalle precedenti. Um, e per quale motivo? Il, il motivo sostanzialmente è questo, se andiamo a vedere un attimino le grandi ondate di innovazione che sono state nel, nella nostra storia moderna, la prima grande ondata di innovazione è partita con la prima e la seconda innovazione industriale. E una cosa che tendiamo a dimenticare è che quello che è successo nella prima e la seconda in, eh, rivoluzione industriale costituisce ancora il fondamento del tessuto economico-industriale che viviamo oggi. E mh, non è perché solo abbiamo inventato l'elettricità in quel momento, i motori a combustione interna e molte altre cose ma alcuni processi industriali che utilizziamo oggi sono gli stessi che sono stati inventati allora, il processo per produrre l'acciaio Bessemer è lo stesso che utilizziamo oggi, il, il processo con cui produciamo l'ammoniaca è il processo di Haber-Bosch, è lo stesso che è stato sviluppato credo nel 1907 quindi questa è stata la prima grande data di innovazione, dopo questa prima grande data di innovazione ce n'è stata una seconda che è venuta dopo la seconda guerra mondiale in cui eh, grandi eh, gruppi di ricerca americani insieme allo Stato hanno dato un altro grande. Contributo all'innovazione anche per quello che era successo durante la guerra e hanno creato praticamente eh, il computer perché il transistor è nato in quella fase lì. Ma è anche questa ondata di innovazione che, a partire dal '50 fino agli anni '80, ci ha portato letteralmente sulla Luna. Questa ondata è finita perché è finito il momento delle grandi eh, gruppi di ricerca americani eh, ed è, si è andata a creare un altro tipo di innovazione che era quella che conosciamo oggi, che è quella che consideriamo l'innovazione eh, disruptive che avviene oggi, che è quella di, di Silicon Valley. Quindi siamo partiti dalle grandi aziende a due ragazzi in un garage, a Silicon Valley il venture capital che arriva e questa è l'ondata che ci ha portato tutta la rivoluzione digitale che conosciamo oggi, di cui parlava anche il sindaco in precedenza ognuna di queste ondate è andata a costruirsi sulla precedente quello che sta succedendo oggi è che una nuova ondata si sta andando a creare, della quale non ancora come diceva il professor Batele non, ancora non ce ne rendiamo tanto conto, ma sta avvenendo adesso e nei prossimi 10-20 anni andrà a cambiare completamente il modo e spero, e dobbiamo, abbiamo anche la necessità di fare il tessuto economico-industriale che avviene, e com'è differente questa ondata? Questa ondata si differenzia per due caratteristiche, la prima è che se siamo partiti dagli atomi e siamo passati al digitale, con questa nuova ondata stiamo stiamo andando a ricongiungere gli atomi con il digitale, il fisico con il digitale e si stanno andando a connettere in una maniera differente in cui non solo andiamo ad aggiungere un layer eh, digitale a tutto quello che facciamo, ma stiamo andando a impattare anche la materia esattamente il, il substrato sul qu nel quale viviamo, il substrato industriale, quindi questa nuova ondata di, eh, che sta avvenendo cambierà completamente nei prossimi, dovrà cambiare nei prossimi 10, 20, 30, se ne può parlare ma andrà a cambiare il modo in cui operiamo e perché? Il motivo per il quale io sono molto positivo quando guardo al futuro, è che le possibilità che abbiamo tramite l'approccio all'innovazione che scaturisce da questa nuova ondata sono completamente diverse da quelle del passato. E perché? Sostanzialmente per tre motivi. Da un lato le barriere all'innovazione si sono abbassate drammaticamente con cloud computing da un lato, ma anche l'accesso ai laboratori, la scienza di avanzamenti che ha fatto, che è molto più disponibile. Ma soprattutto perché... Quello che sta avvenendo è che c'è la possibilità con questo nuovo approccio all'innovazione che è il deep tech di espandere in maniera drammatica lo spazio delle opzioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi oggi pensiamo all'innovazione sempre in maniera incrementale, il, modo, il default che abbiamo quando si pensa all'innovazione è un 10% in più, un 15% in più. Con questo nuovo contesto noi possiamo pensare a cose che sono 10 volte meglio, 100 volte meglio. Passiamo dal default dell'innovazione che è incrementale a un default dell'innovazione che è fondamentale in ordini di grandezza. E perché sta avvenendo tutto questo? Sta avvenendo sostanzialmente perché c'è una... Uh, convergenza, due tipi di convergenza che stanno avvenendo. Da un lato c'è la convergenza del, degli approcci, quindi abbiamo, abbiamo da un lato i problemi, abbiamo dall'altro lato la scienza e l'ingegneria che li sta mettendo insieme. Quindi abbiamo il ponte si veniva a creare è una cosa che succedeva anche prima ma sta succedendo adesso insieme nello stessa azienda in cui andiamo a risolvere questi problemi e questo ci permette di trovare delle soluzioni che oggi non sono pensabili o fattibili. L'altro ed è questo forse un driver molto più importante di quello che sta avvenendo è che sta avvenendo sostanzialmente una fortissima convergenza di tre ambiti. Da un lato la materia e l'energia, dall'altro lato la computazione, la cognizione, il quantum computing è un grande esempio, che vengono a essere connessi dalla sensoristica e dall'attuazione e vengono a creare qualcosa di completamente nuovo. E quello che si viene a creare qua è completamente: nuovo, sono delle possibilità nuove. Non è la combinazione di tecnologie, ma è la fusione che permette di fare cose che ad oggi non sono pensabili. Questo è l'espansione dello spazio delle opzioni e dall'altro lato quello che sta avvenendo è che i tempi con cui queste innovazioni avvengono si stanno collassando, si stanno collassando perché il ciclo ingegneristico del design, build, test, learn è... È, è, è reso più veloce e più potente tramite la computazione, tramite molte altre cose e quindi questi tempi si stanno collassando e se la regola d'oro del creare nuovi materiali era si creano nuovi materiali in 20 anni, c'è bisogno noi ci stiamo spostando verso un nuovo eh, spazio in cui si creano nuovi materiali in due anni, quindi se andiamo a mettere insieme queste cose, da un lato lo spazio delle opzioni che aumenta drammaticamente, dall'altro il tempo per raggiungere queste eh, nuove soluzioni che collassa andate a immaginare che tipo di innovazione che abbiamo davanti a noi. Quindi il potenziale è grandissimo ed è reale, non è ad alto livello. Perché, e qua mi aggiungo: aggiungo una componente molto importante tramite tutto ciò, tramite il modo in cui possiamo comprendere e gestire la materia, stiamo arrivati a una, a una situazione in cui per la prima volta nella storia dell'umanità possiamo utilizzare la natura come una piattaforma ingegneristica e manufatturiera. Abbiamo sempre avuto una partnership con la natura da 10.000 anni a questa parte, quando siamo diventati agricoltori. Il problema è che quello che sta avvenendo adesso, in questo momento, è che stiamo passando a essere, invece di essere cacciatori e raccoglitori, Ehm, di risorse stiamo diventando eh, dei, dei, dei fattori, stiamo diventando degli agricoltori a livello atomico e questo ci permette di creare delle situazioni completamente diverse e di cambiare fondamentalmente il paradigma di riferimento dell'economia che è stato stabilito nella prima e la seconda rivoluzione industriale, che è un paradigma ehm, ehm, diciamo, esploitativo. Um, estrattivo in un paradigma generativo quindi possiamo partire dal piccolo e andare a creare cose nuove possiamo far crescere le cose e io ho un esempio concreto qua noi pensiamo la pelle è un esempio uh, chiaro di questo la pelle è dagli, dagli animali viene estratta la pelle che utilizziamo per le scarpe e queste cose in questo contesto noi invece possiamo andare a far crescere la pelle utilizzando un fungo il micelio ed è ce l'ho qua questo quello che vedete qua non è una, un, un prodotto, è la pelle fatta con il fungo sostanzialmente. E questo è giusto per darvi l'idea che queste tecnologie che sembrano così lontane sono concrete sono qua oggi, questa è fatta un'azienda italiana fra le altre cose, eh, a Varese eh, dove ero ieri, c'è un altro lavoro che stiamo facendo qua a Venezia per creare una biofoundry eh, per supportare tutto il, diciamo, il farming del futuro, quindi quello che voglio dirvi è c'è questa nuova ondata che va considerata c'è bisogno di un nuovo mindset per poterlo utilizzare e credo che l'Italia sia messa in una condizione ottima di partenza per poter fare questo perché le caratteristiche di cui c'è bisogno in questa nuova ondata, non è il grande la superscala, ma è un, è un paradigma che, essendo generativo, è molto più distribuito. Ma c'è da fare un grande lavoro di trasferimento eh, delle conoscenze per poterla mettere a terra sostanzialmente e anche utilizzare l'impianto economico e industriale. Perché la grande difficoltà sarà quello di industrializzare tutto questo e re reindustrializzare la nostra economia. Sono perfetto. Tempo. Chiederei un applauso intanto. <ride> Il, no, io ringrazio per l'intervento, qui siamo ai, al massimo dell'ottimismo, tutti speriamo che sia così, <ride> vorrei mettere qualche piccolo elemento di cautela, in tutte le grandi trasformazioni poi occorre che le persone si adattino, gli stati si adattino, eccetera, ecco se noi andiamo a vedere cosa succede in questo momento, ad esempio con la, la transizione ambientale, energetica, chiamatela come volete. Eh? Uno dei fatti preoccupanti, al di là delle carenze di materie prime dovute a degli scompensi post-pandemia, è che vengono richieste materie prime completamente diverse. Quindi il, noi ci troviamo davanti non tanto a una carenza temporanea che uno dice nel giro di un anno o due ci mettiamo a posto: ci troviamo davanti a dei multipli. State a prendere quelle che sono le previsioni dell'Agenzia Mondiale per, per, per l'Energia, dell'IEA, andate a prendere le previsioni di Bloomberg: noi per alcuni di questi, non so per il litio piuttosto che per il nickel, eccetera, abbiamo dei bisogni che non sono più 30%, sono moltiplicato a 4, Eccetera, eccetera il che vuol dire che dovremo aprire nuove miniere con tutti i problemi che ci sono. Questo non è per diciamo, raffreddare un'atmosfera di ottimismo, però è per dire che dovremo affrontare una serie di. Eh, cioè, affrontare questo problema complessivamente come mondo, cosa non facile come vediamo adesso con anche col COP26 che c'è stato, e creare tutte le condizioni perché questo possa andare avanti. Ecco, io ho visto che il Massimo Porticasa voleva riparlare, comunque poi ha il suo momento di felicità tra poco, quando passiamo al secondo <ride> giro, in maniera che è giusto che ci sia un po' di dibattito, io eh, ho il ruolo di moderatore e quindi modero un po' gli entusiasmi. Anche se Enrico poi mi sgriderà per questo, Enrico Sassuna. Adesso passerei la parola a Fabio Moioli che ci racconta, ci parla dell'intelligenza artificiale. Ecco, è una delle cose di cui da anni si parla di più. Io la prima volta che ne ho sentito parlare era ancora credo negli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80, un mio collega che purtroppo è mancato poi, che era Marco Sumalvico, tornò entusiasta a Stanford e mise fuori dalla sua porta il laboratorio di intelligenza artificiale. Allora, proprio con riferimento adesso a quello che abbiamo visto prima nella testimonianza del Grassellino, non c'erano sicuramente gli strumenti e la potenza per poter fare grossi progressi. Però da allora se ne è continuata a parlare e, e, e diciamo, se se ne parla meno è perché ormai tante di quelle applicazioni che una volta si, chiama, si chiamavano intelligenza artificiale non lo sono più nel senso che vengono ritenute delle conoscenze normali e nascono delle nuove frontiere. Ecco, io con questo farei, ecco, non fate partire il suo tempo prima, lo fate partire adesso, e quindi chiederei a Fabio Maioli di raccontarci brevemente cosa fa Microsoft in questo campo, non cosa fa Microsoft, e poi di parlarci di quali sono i punti di avanzamento secondo lui in questo momento. Grazie mille, professor Bertelet. Eh, io mi chiamo appunto Fabio Mojoli e sono il capo della consulting di Microsoft, quindi la struttura che fa alcuni dei progetti più innovativi per Microsoft, insomma, tutti i grandi piccole e medie aziende. E devo dire ormai quasi sempre tutti i nostri progetti utilizzano intelligenza artificiale, che poi è un insieme molto variegato di tecnologie che, insomma, vengono poi classificate in questi termini. Prima di parlare di intelligenza artificiale, in verità, volevo fare un paio di commenti su... Interventi molto interessanti che mi hanno preceduto, partendo da Anna Grassellino. Veramente il quantum computing. Io non mi occupo di quantum computing, mi occupo di intelligenza artificiale, però quantum computing, vi assicuro, è un tema infinitamente affascinante. Invito tutti veramente ad approfondirlo. Quantum computing, assieme a DNA computing, quindi l'utilizzo del DNA sintetico come forma di computing, sono due delle grandi rivoluzioni che stanno arrivando. Eh, fra l'altro, è una curiosità: ci sono tanti approcci diciamo, fisico-matematici al quantum computing. Uno di quelli utilizzati, ad esempio, da Microsoft, cioè il quantum topologico, si basa su delle teorie di un grandissimo italiano. Forse non tutti lo sanno, di Ettore Majorana, quindi un grande fisico italiano, le cui teorie sul quantum sono alla base del quantum topologico. Prima che venisse grande. riassorbito. Sì. Sì, <ride> da... Quindi, questo qua è un tema estremamente interessante. L'altro tema che mi ha colpito molto è quello di cui parlava Massimo. Quindi, diciamo, il cambiamento delle diverse rivoluzioni che ci sono state, come questa è una rivoluzione forse ancora più importante di quelle che ci hanno preceduto, e ho sentito parlare di elettricità: di prima rivoluzione industriale, seconda rivoluzione industriale. Talvolta si dice che l'intelligenza artificiale è la nuova elettricità. È vero, nel senso che è una tecnologia cosiddetta general purpose, cioè oggi cosa possiamo fare con l'elettricità? Più o meno tutto, senza elettricità non saremmo qua sul palco. L'intelligenza artificiale è la stessa cosa, è una tecnologia general purpose, quindi che può essere utilizzata come abilitante per qualsiasi cosa potete immaginare oggi e ancora di più in futuro. Proseguendo in questo confronto con l'elettricità, secondo me è interessante notare come all'inizio... Quando è stata introdotta l'elettricità in fabbrica, nel processo produttivo, spesso è stata usata l'elettricità per fare le stesse cose che si facevano prima, in modo un po' più efficiente. Io avevo un motore a vapore nella fabbrica, lo sostituisco con un motore elettrico. Poi da Ford e Taylor in poi si è visto che con l'elettricità io potevo distribuire motori nella fabbrica, potevo totalmente trasformare il processo produttivo, potevo creare il futuro e oggi siamo qua. Lavorando io, lavorando noi con l'intelligenza artificiale tutti i giorni con tutte le aziende, vediamo un qualcosa di simile. Spesso le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale all'inizio come è stata usata l'elettricità, quindi per automatizzare, per rendere più efficienti le stesse cose che facevano prima, un classico automatizzo il call center, automatizzo alcuni processi di back office, di operation. Poi si accorgono che con questa tecnologia io posso fare delle cose prima inimmaginabili posso creare dei nuovi servizi, posso trasformare la fabbrica. È chiaro che si parlava di competenze, c'è cioè una sfida enorme perché mentre io automatizzo forse ho bisogno di alcune professioni in meno, mentre creo il futuro dopo Ford e Taylor mi servono persone per fare queste nuove attività, però c'è una sfida enorme di competenze perché le competenze che non mi servono magari più perché ho automatizzato sono molto diverse dalle competenze tantissime che servono per lavorare su queste nuove tecnologie, per creare il futuro. Quindi il rischio di avere come società persone che magari non trovano un lavoro, non hanno le competenze, e tantissime persone che mancano. Un disperato bisogno che c'è oggi di persone che hanno un minimo di competenze su queste tecnologie e non si riescono a trovare. Questa è una sfida enorme che stiamo affrontando oggi, è probabilmente una delle grandi, più grandi sfide che ci attendono, ed è un'opportunità. È un'opportunità perché talvolta lavorare con queste tecnologie è estremamente semplice. Questo è un messaggio importante. lavorare. Con le tecnologie più innovative, come l'intelligenza artificiale e simili, può essere molto 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 più facile che con le tecnologie del passato. Stiamo passando da un mondo dove noi dobbiamo imparare a capire i computer, talvolta anche con delle interfacce abbastanza complicate, ostiche. Prima di Windows. Qua, permettetemi una battuta, a un nuovo mondo dove i computer capiscono noi. Quando parliamo, quando comunichiamo, i nostri gesti. Quindi diventa più facile utilizzarli. Però dobbiamo. Scapire dove possiamo usarle, capire le potenzialità, magari non essere esperti tecnici, però sapere dove e come usarli, questo è fondamentale. E se volessimo un po', scusate, in pochi minuti accennare alcune traiettorie che io vedo sull'intelligenza artificiale, io vedo da una parte una tecnologia che sta diventando sempre più potente, la parte diciamo di creazione del futuro come innovazione, come realizzare qualcosa che probabilmente era considerato fantascienza fino a poco fa. Faccio giusto magari un paio di esempi. Oggi un algoritmo in Cina chiamato Xiao Ice, un'intelligenza artificiale, oltre ad avere conversazioni telefoniche con milioni di cinesi, scrive libri di poesie, l'ultimo si chiama Sunshine, è una conduttrice televisiva, è una conduttrice radiofonica, un determinato orario... Conduce 18 trasmissioni radiofoniche, adatta libri per bambini, fa analisi finanziarie, è una cantante. Trovate dei video su internet. Addirittura nel cantare, questo algoritmo stimola il respiro umano per sembrare più naturale quando canta. Un altro esempio, sempre per far capire il livello che hanno raggiunto queste tecnologie: in Olanda, ad un algoritmo di intelligenza artificiale, sono stati mostrati un numero molto elevato di quadri di Rembrandt, e l'algoritmo. Ha imparato da solo usando una stampa 3D, ma quella è la cosa meno interessante, a creare un nuovo dipinto che i maggiori esperti al mondo di Rembrandt olandesi hanno ammesso avrebbero scambiato per un originale, per un capolavoro di Rembrandt mai visto prima. Poi cosa sia successo col quadro non lo so. E potrei fare centinaia di esempi simili, però questa è la parte di diciamo, cutting edge technology. La parte che a me piace di più è pensare che io ho due figlie, 11, 8 anni, due bambine. Che non sanno nulla di programmazione, non hanno mai fatto informatica, sono piccoline, giocano, pallavolo e altro. E una sera, durante il periodo dei lockdown, si sono messe con me a giochicchiare e hanno loro addestrato un algoritmo che riconosceva quando stavano bevendo e quando non stavano bevendo. Quindi hanno creato un programma di intelligenza artificiale, due bambine di 11 e 18 anni, bambine normalissime, per dirvi come ci sono. È però... vero, Shao Weiss che scrive libri di poesie e che canta. In Europa c'è veramente un'evoluzione di quella che viene chiamata cittadini programmatori o democratizzazione di queste tecnologie, che le rendono infinitamente semplici. È molto più facile oggi, se usate gli strumenti giusti, crearvi da soli un piccolo programma di intelligenza artificiale. Che magari facendo una fotografia al vostro frigorifero vi dica cosa c'è dentro e cosa manca, facendo un piccolo addestramento, che magari creare dei programmi molto basi con informatica classica di qualche tempo fa. È chiaro, visto che poi si parla di business, che la sfida quindi non è tecnologica ma è aziendale, è culturale. A me viene in mente ogni tanto quando ormai un po' di anni fa c'era stato il periodo del web, del, diciamo, della rivoluzione dei primi portali web, e alcuni retailer avevano aperto il portale web in cui vendevano online e pensavano di essere diventate web-driven company. No, erano dei retailer super classici con il portale web. Web-driven company era Amazon, che faceva B-testing, che ha trasformato la logistica, che ha distribuito le decisioni. Nello stesso modo, se voi nella vostra azienda oggi assumeste qualche data scientist, installaste qualche algoritmo, siete come quel retailer super classico col portale web. Certo che serve il data scientist, serve <coughs> l'esperto tecnico, però quello è forse la parte, diciamo, abilitante, ma assolutamente non necessaria. Veramente la trasformazione è capire come business, come imprenditori, come leader aziendali, come manager, Cosa potete fare con quelle tecnologie nel modo più efficace? e Cosa invece non si può ancora fare, quindi, l'utilizzo. Ad esempio, una cosa me fondamentale per qualsiasi azienda oggi è avere dei progetti di data ingestion, quindi considerare il valore dei dati importante quale il tuo profitto in azienda. Se un'azienda non, non ricerca i dati per raccogliere, per analizzarli sui propri prodotti, sui propri macchinari, sui propri clienti. Probabilmente non è data driven o AI driven, anche avesse 500 data scientists chiusi in uno stanzino. Il tempo è finito e potrei andare avanti a parlare per giorni interi, però per ora mi fermo. Questo non lo dubbi. <ride> No, cito solo due punti. Uno, questo discorso ultimo della fantasia creativa, che è importantissimo. No? Quindi, non vedere solo come un fatto di ma pensare, come d'altra parte accade nel, nei discorsi che facevamo prima sulla, sulla deep tech, pensare a qualcosa di nuovo, a cosa possa aprirsi, anche a cose all'inizio potenzialmente inutili. Ma che poi sì. possano sì. aprire strade diverse. Se posso, creatività, pensiero critico e empatia alla capacità di reazione sono le tre skill fondamentali per il futuro. Secondo il secondo aspetto, è ritornato, ne parlavo anche io prima: discorso competenze. Cioè, questo è veramente importantissimo. Il, poi questo si raccorda bene con quello che. Ci racconterà Rosario Sicca, nel senso che io ho una, un cambiamento del mondo del lavoro, ho un cambiamento del mercato del lavoro, del modo di lavorare, ho purtroppo questo allontanamento fra l'offerta e la domanda, per cui ho tanti posti scoperti e viceversa ho tante persone che non trovano un'occupazione e, e questo è un problema anche questo, non solo italiano, ma se voi seguite un po' la stampa internazionale è un problema complessivo. Cioè, se si avanza molto rapidamente, e la, non c'è la voglia, il tempo, l'impegno per riuscire ad aggiornare e farlo in maniera da non perdere il contatto, no? perché poi la, la tristezza è quando si perde il contatto. Chiaramente, siamo in tempi di cambiamenti brutali. Insomma, se uno pensa al sistema bancario e uno pensa a come funzionavano le banche ma nei primi anni del, di questo secolo, e come funzionano adesso o come funzioneranno troppo di tempo abbiamo un cambiamento talmente forte che poi è difficile recuperare abbiamo detto prima che uno dei temi è che la gente con la pandemia si è abituata a lavorare in maniera un po' diversa Il, e adesso non vuol più mollare almeno una parte di queste persone ancora secondo punto laddove ci sono delle competenze particolarmente richieste perché nuove eccetera, c'è anche un potere contrattuale da parte delle persone di dire io preferisco lavorare da casa piuttosto che lavorare, dalla, che lavorare in ufficio. No? Quindi c'è tutta una serie di cose di cui ci parlerai che riguardano la, eh, la capacità delle imprese da un lato di mantenere il contatto con queste persone, di motivarle, eccetera, e di pensare a organizzazioni che post pandemia, sperando che questa roba finisca, eh, saranno probabilmente piuttosto diverse. Grazie. T Ho fatto insieme le due sì, domande sì. che abbiamo concordato, ma poi <ride> ma no. un Grazie. po' all'inizio e un po' dopo. Grazie Umberto. Io eh, anche io ripartirei dal connettere alcuni puntini di cose dette, in particolare... Sia nella premessa di Enrico, ma anche dei, eh, dei, dei saluti istituzionali che hanno toccato alcuni punti chiave rispetto a, agli ultimi 20 mesi. No? Io ho la sensazione che eh, noi ci siamo ritrovati a inizio del 20 a vedere un film dove improvvisamente abbiamo pigiato il tasto pausa o pause, e poi dopo un, un periodo di tempo l'abbiamo riattivato e il film che ricompare è completamente diverso da dove ci eravamo lasciati. Credo che questo oggi abbia impattato in maniera significativa e anche eh, come mai prima nella storia tutte le organizzazioni e il mondo del lavoro. No? Parlerò anche di tecnologia, ma eh, se noi riprendiamo alcuni dei numeri, tra l'altro presentati proprio dagli osservatori del Politecnico, noi abbiamo avuto degli accordi nel mondo del lavoro dove circa 500.000 persone in Italia avevano la possibilità di lavoro flessibile. Non lo chiamerei né smart né agile, parlerei di lavoro flessibile. Quindi, gli accordi per cui della forza lavoro italiana 500.000 persone potevano lavorare con flessibilità uno o due giorni a settimana. Che cosa ha causato la pandemia? Siamo finiti improvvisamente in lockdown, un periodo di emergenza totale, e circa 8 milioni di lavoratori si sono trovati a lavorare da remoto. No. Chiaramente, Abbiamo parlato tutti di emergenza, abbiamo parlato tutti di, eh, di, di, di un periodo inizialmente che pensavamo transitorio, ma che questo ha impattato in maniera significativa nei modelli organizzativi e nei modelli operativi delle organizzazioni con un taglio sulla valorizzazione e la rilevanza della tecnologia come forse mai prima. La storia ci dice che nonostante oggi ci sia tutta una serie di possibilità di rientro in ufficio, noi ci ritroviamo comunque... 5 milioni di lavoratori che hanno manifestato la dichiarata volontà di continuare questa modalità flessibile. Tutto questo si collega in maniera forte ai modelli operativi delle organizzazioni e le direttrici che io vedo, che tra l'altro uno dei contributi a Future Trends dell'allegato che è stato distribuito, va proprio in questa riflessione. La prima è sui processi organizzativi. Quindi l'organizzazione come deve rivedere i processi operativi e quindi c'è un tema di agilità, c'è un tema di maggior collaborazione. Citava prima Umberto il tema degli skills, no? abbiamo una, una grande accelerazione di mismatch tra competenze necessarie, Mojoli prima citava alcune, alcune competenze no? necessarie oggi per, eh, per far funzionare in maniera adeguata le organizzazioni. Quindi dal, dai temi di big data, organizzazioni e processi, se guardiamo eh, poi le tecnologie che hanno abilitato e hanno consentito questa possibilità di dare continuità a dei business no? Organiz delle organizzazioni, un ruolo rilevante l'hanno avuto le digital platform in termini di collaboration. Poi eh, non posso non citare eh, Microsoft che ha avuto un ruolo importante nell'accelerazione, cioè eh, Sadia Nadella ha citato in un suo commento che l'adoption della tecnologia Microsoft. Ha avuto un'accelerazione di un decennio, no? noi in, due, in 20 mesi è accaduto quello che sarebbe accaduto, probabilmente in 10 anni, nella capacità di usare le tecnologie nei contesti organizzativi. Tutto questo ha posto anche delle forti criticità legate ai temi della cybersecurity e della cybersec, che è un tema estremamente importante perché nel momento in cui noi abbiamo portato fuori dai firewall aziendali, quindi dal punto di vista di tecnologia, una serie di transazioni e di comunicazioni e abbiamo, siamo, ci siamo esposti in maniera significativa a tutti i temi dei, cyber, dei cybercrime no? che oggi è un, un altro mondo estremamente importante per, per, per la tecnologia continuando sulle direttrici c'è un tema di cultura sicuramente oggi le, le organizzazioni devono eh, rivedere in maniera significativa il modello di leadership e quindi il modo in cui poi gestisco la workforce no? forse si... Sì. Si cita in grandi, in grandi studi sul tema della great resignation a livello globale, cioè la disaffezione delle persone dei contesti organizzativi. No, questo apre temi di maggior cura, eh, cambia l'aspettativa dell'employee. Un, un tempo noi analizzavamo i curriculum, oggi sono i candidati che analizzano le aziende. Pensate che shift di paradigma, no? non scelgo più il mio candidato, ma il candidato che sceglie me perché abbiamo shortage di risorse, mi rivolgo molto ai giovani che vedo in sala. Ho fatto una domanda prima a un ragazzo di che anno fosse sono rimasto del 2004, data di nascita, abbiamo dei, dei ragazzi in sala che, che, che ci ascoltano. Quindi il futuro del mondo del lavoro, il modo in cui noi dovremo pensare ai modelli operativi delle organizzazioni, deve radicalmente cambiare se noi vogliamo essere attrattivi per la nuova workforce che deve arrivare nelle organizzazioni. C'è un tema di spazio, si parlava prima anche di cities, eh, l'ufficio cambia e sta cambiando radicalmente, non andremo più con l'idea esco di casa, vado in ufficio e poi mi organizzo il mio tempo e il mio lavoro, ma vado in ufficio se ho delle, dei task, dei momenti specifici per collaborare, per incontrare dei colleghi e qui rientra in campo in maniera importante il tema della city, no? quindi l'apertura del territorio, il ringresso del territorio dove l'employee o l'employer tra casa e ufficio ha dei percorsi possibili, no? che sono degli itinerari, quando parlo di employee experience o di employee giorni, parlo della possibilità di individuare dei percorsi possibili tra il mio luogo di residenza o dove sono e il luogo dove vado quando lavoro. Quindi si parla, ci sono delle, dei tavoli di lavoro dove si sta parlando di distribuzione sul territorio nazionale, io faccio parte come opernologi di un grande gruppo che, gruppo che è il gruppo BIP oggi noi abbiamo 3500 dipendenti pensate la metà di questi non è più residente nel luogo dove noi abbiamo l'ufficio quindi io ho una workforce che è completamente polverizzata e quindi la necessità proprio di, di ripensare lo spazio ufficio non più come un luogo headquarter dove vanno tutti ma che lì accadono delle cose diverse da come ce le siamo immaginati fino, fino ad oggi c'è un tema molto importante delle competenze, è stato citato, e questo è un, come dire, una, una call to action un po' alle istituzioni. Non dobbiamo più immaginarci, questo lo dice il World Economic Forum: si parla di competenze da T-shape a competenze a pettine. No? Quello che dobbiamo chiedere ai nostri, ma anche da un punto di vista di interdisciplinare, oggi nelle nelle università si stanno unendo e stanno fondendo saperi, perché se vogliamo parlare di biotecnologia o di biomedicina o di bioingegneria, dobbiamo unire e avere la possibilità di portare i nostri, i nostri giovani nelle organizzazioni con un approccio sistemico e quindi con la capacità di pensare alla risoluzione dei problemi in un'ottica, lo diceva anche Moioli prima, no? oggi... Non è più il deep diving sul conoscere Python o conoscere un software, oggi ci sono delle interfacce talmente evolute da un punto di vista tecnologico, poi il, l'MIT ha fatto scuola con, con l'Ego Mindstorm e tutta una serie di tecnologie che hanno, che hanno consentito la semplificazione delle interfacce per andare verso i deliverables, verso gli output, verso le applicazioni che poi fanno la differenza nel miglioramento. Delle, eh, delle progettualità, grazie per il rispetto dei tempi. Siete bravissimi. Il, abbiamo anche poi la ragazzina, non, non parla nel secondo turno, quindi abbiamo un quarto d'ora per chiudere la nostra sessione. Passo da 4 a 5 minuti nella concessione del tempo individuale. Volevo fare un breve commento. Uno, se poi racconti nel secondo intervento che cosa fate specificatamente solo da parte della società che non l'hai fatto sì. e secondo come questo cambiamento nel modo di lavorare eh, andrà a cambiare tantissime cose no? Dico delle, delle banalità Ma cambia l'ufficio ma cambia anche la casa certo. Il, negli, negli Stati Uniti c'è in questo momento uno sforzo eh, c'è una serie di iniziative per ricreare delle strutture intermedie, cioè degli uffici vicini a casa, no? nei quartieri, il, in maniera che la gente non debba sempre vivere magari con dei parenti che non ama tantissimo, ma che abbia dei momenti di spazio, di interazione anche interdisciplinare come spesso capita in questo tipo di strutture. Poi vedremo quali saranno le evoluzioni. Eh, se pensate il cambiamento degli investimenti, come era fatta la città adesso, cioè la città è costruita sostanzialmente sulle modalità di lavoro e sugli spostamenti. La mobilità va a cambiare anche per ragioni ambientali, quindi abbiamo davanti un quadro di, di cambiamenti enormi dove la tecnologia gioca un ruolo importante ma dove deve essere accompagnata da una comprensione, da un'anticipazione di modelli e da uno sforzo della politica molto forte di accompagnare questi processi. Allora io ripasserei la parola nell'ordine. L'approfondimento sulle DipTech o la, la risposta che avevi in mente da darmi probabilmente cattiva? No, 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 no non era cattiva. Um, sostanzialmente vorrei fare... Due... Allora, 5 minuti se mettete sulla... Perfetto. Allora, io vorrei sostanzialmente fare due punti. Il primo è che vorrei... Se c'è una cosa che come audience porterete via da questa discussione per quanto mi riguarda è uno, un cambiamento nella... Idea dell'innovazione fortemente focalizzata sul digitale, senza volere nulla a, a, a Fabio sul discorso de, delle AI. Le è importante e fondamentale, ma come ha detto lui, è un general purpose. Lo, il, il passo successivo che dobbiamo fare come sistema paese per veramente capire qual è e dove possiamo andare come sistema paese è quello di connettere questa parte di computazione con il mondo reale dove siamo forti. Se siamo indietro sulla parte di computazione, sulla parte del mondo reale, sulla parte di meccanica. Agricoltura, e, e, e questa è robotica, siamo avanti. Se riusciamo a mettere insieme queste cose, si cambiano. E per, per essere concreto perché penso che il mio um, contributo prima sia stato un pochettino teorico, ma per metterlo giù concretamente, tutto il mondo dell'agrotecnica sarà completamente rifatto nei prossimi 10-20 anni. Vi ho fatto l'esempio della pelle, c'è cioè tutto l'esempio del cibo, della proteina alternativa. Possiamo fare micoproteine, possiamo utilizzare fare cose diverse, cambiare completamente il modo in cui operiamo. C'è cioè tutto il mondo. Dei materiali che si andrà completamente a rifare. Andremo ad abbandonare tutto il petrol per utilizzare nuove tecnologie per fare. E posso andare avanti. C'è tutto il discorso sull'automazione. La stessa cosa stiamo dicendo: si parla tantissimo di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi è molto estrattiva, fra virgolette, nel senso che c'è bisogno di molti dati. La nuova generazione è un'intelligenza artificiale più generativa che si focalizza sui problemi, non sulla programmazione, ma sulla definizione dei problemi e poi io lascio. L'intelligenza artificiale per trovare le soluzioni. Quindi, io devo far sì che le persone sappiano utilizzare a definire i problemi, usare la creatività per so risolvere i problemi, lasciare la tecnologia per fare l'altra parte del lavoro. Quindi c'è questo grande cambiamento che noi possiamo e dobbiamo andare ad ottenere. E mi vorrei ricollegare un'altra cosa che è stata detta prima: che l'altra cosa che dobbiamo fare veramente cambiare il modello mentale che abbiamo di riferimento, perché il modello mentale che abbiamo di riferimento è un modello di ottimizzazione e molto spesso ci dimentichiamo quali sono i problemi. In un contesto in cui abbiamo uno spazio delle opzioni che si espande in maniera drammatica, possiamo andare a ripensare le soluzioni in maniera fondamentale. Come, così come non dobbiamo continuare a fare la fabbrica col motore di vapore tutto centralizzato perché l'energia veniva trasmessa tramite delle barre, sostanzialmente qui era tutto all'intorno di questo, possiamo andare a distribuire l'energia con l'energia elettrica. È stato un ripensamento del modello di fabbrica che è avvenuto. Quello che deve avvenire adesso è esattamente la stessa cosa, dobbiamo ripensare dal first principle, dai problemi, qual è il problema che stiamo risolvendo e non come possiamo migliorare la soluzione. Un esempio ottimo è quello del processo di Aber Bosch, che menzionato inizialmente, che è responsabile, è un processo altamente, eh, ad alta temperatura, ad alta pressione, che è responsabile per il 5% del consumo di energia al mondo e credo il 3% delle emissioni di gas serra. Posso cercare di ottimizzare quel processo magari anche utilizzando il quantum computing o posso risolvere il problema, che è il problema di, di avere l'azoto che va fissato sulle radici delle piante, e posso risolvere questo problema in maniera completamente diversa. Invece di andare a produrre l'azoto in maniera sintetica con un processo altamente energetico, posso andare a produrre dei batteri, a disegnare dei batteri che fanno quello che avviene in natura e mi va a fissare l'azoto sulle radici delle piante. Ho cambiato completamente il paradigma, non è che ho migliorato la soluzione del processo Oberbosch, ma ho ridefinito il problema e ho trovato una soluzione diversa. Questo è quello che dobbiamo fare adesso e... Se riusciamo a sfruttare la conoscenza che abbiamo, il tessuto industriale che abbiamo e a riconnetterlo e a riformalizzare i problemi che abbiamo davanti a noi, abbiamo una grandissima opportunità davanti. Ma è veramente importante di fare questo, questo passo indietro e non dire come posso fare quello che facciamo meglio, ma dire qual è il problema che stiamo risolvendo, cercando di risolvere ed andare a cercare di trovare delle soluzioni. Poi ovvio ci saranno anche delle soluzioni in cui... Posso utilizzare la tecnologia per avere degli incrementi di, di un ordine di grandezza. E per tornare all'esempio che faceva il professor Bertellè, sì ci sono dei materiali di cui ne abbiamo bisogno molto di più, ma io vi posso fare anche l'esempio di un'azienda con la quale sto lavorando. Loro producono nanoparticelle e sono utilizzando le nanoparticelle, lavorando a livello atomico, sono riusciti a ridurre nel giro di sei settimane il consumo di iridio, che è uno di questi materiali, di un fattore 7, non del 7%, di un fattore 7, quindi del 700%. E adesso, nei prossimi tre mesi pensano di arrivare a ridurre il materiale necessario in termini di ridio di 40 volte, non il 40%. Questi sono gli ordini di grandezza che dobbiamo avere e il contesto in cui dobbiamo andare a confrontarci, ma pensare in maniera completamente diversa. Se continuiamo a pensare in maniera lineare non andiamo da nessuna parte. Ringrazio per questo intervento, un altro applauso perché no. Io, come al solito, nella mia veste di moderatore direi trasmettiamo questa informazione che ha fatto il COP26. Nel senso che i problemi comunque ci sono, eh, il, è giusto che, ci, che ragioniamo con la mente più aperta possibile, però la transizione da gestire è molto forte e avviene in un contesto di gara internazionale che è molto diverso. No? Quindi, è giusto il punto di pensare a quali sono i nostri punti di forza, ma se noi andiamo a confrontare quando si parlava prima di effetto esponenziale, eccetera, cos'era la, la quantità di ricerca che c'era 30 anni fa e quella che c'è adesso, basta pensare come si è sviluppata l'Asia e non solamente la Cina, e non solamente l'India, ma anche tutta la parte sud-est asiatico, quante imprese stanno nascendo in questo spazio, eccetera, e abbiamo quindi una gara mondiale in cui essere... Presenti e come Italia, poi ne parlerò alla sessione dopo. Dobbiamo impegnarci in maniera molto forte da questo punto di vista. Allora, ripasserei la parola a Microsoft. Grazie, tu Diciamo un tema di magari parlare, vorrei fare qualche riflessione in più, visto che è emerso un po' in tutta la conversazione di oggi, quello delle competenze del lavoro, che probabilmente interessano molte persone, incluso i giovani, insomma i ragazzi, che ho visto essere presenti, magari altri connessi. È chiaro che, l'abbiamo già detto un po' tutti, c'è una sfida delle competenze enorme, che insomma ci aspetta, e eh, se io faccio una riflessione, dove magari mi focalizzo un po' di più sull'intelligenza artificiale, e cerco di un po' classificare tutte le professioni di oggi, tutti i lavori che ci sono, che ci saranno. Io, a me viene diciamo, visivamente a collocare i lavori diciamo, in, una, in un continuo, dove da una parte vi sono magari quei lavori che potrebbero essere molto meno richiesti in futuro, perché magari si possono in parte automatizzare, come banalmente il data entry e tante altre attività, e all'estremo opposto quei lavori dove probabilmente per un bel po' di anni l'ingresso della tecnologia sarà un po' meno pervasivo, ci sarà, però ormai sarà un po' meno pervasivo che sono tipicamente quei lavori estremamente di relazione, estremamente di empatia, ma è la persona che si prende cura del, del bambino, la babysitter, perché sì, alcuni controlli possono fargli fare un algoritmo, però il lato umano di prendersi di carico di un bambino o di un anziano, o certe relazioni, lo psicologo è veramente insomma, fatto bene. Sono probabilmente fra i lavori che saranno un po' meno impattati nel breve. Però poi nel mezzo ci sono tutte le altre professioni presenti e future, dove anche qua si possono un po' raggruppare due cluster, due gruppi. Da una parte i lavori che ci sono già oggi, che continueranno a esserci, ma saranno fatti in un modo totalmente diverso. Faccio un paio di esempi semplici: il medico. Il mondo della sanità è uno di quelli dove si vede l'impatto più diciamo di, di questa tecnologia. È chiaro che oggi se io, ad esempio, faccio vedere un esame medico di un tumore di un oncologico a un algoritmo e a un medico, a seconda del tipo di esame, talvolta può essere addirittura più preciso l'algoritmo oggi in alcuni casi. Però se quello stesso esame lo faccio vedere a un algoritmo e lo guarda un, un essere umano, un medico, il risultato è infinitamente meglio che fare solo una delle due cose. Inoltre il medico che utilizza questa tecnologia risparmia un sacco di tempo e che può dedicare a parlare con il paziente, all'aspetto umano. Quindi non è che non esiste più il lavoro del medico, è totalmente diverso. Oggi faccio l'esempio di un'azienda, ThyssenKrupp, eh, che fa ascensori. Aveva già i tecnici che vanno a fare riparazione degli ascensori quando si rompono. È un lavoro che questi tecnici facevano, ci sono. Lavoramente potete immaginare il costo quando l'ascensore si rompe nel pieno della notte. Cosa fa Tisen Group? Utilizza gli algoritmi di machine learning per fare manutenzione predittiva, capire quando l'ascensore sta per rompersi, quindi pianificare gli interventi di riparazione prima che si rompano, così da poter anche ottimizzare la logistica degli interventi. Durante la settimana e non a mezzanotte, quando la persona è chiusa dentro, quando il tecnico si presenta, indossa gli ololens, realtà mista. Abbiamo accennato prima, quindi, se non è in grado di riparare l'ascensore, appare un avatar, un ologramma di un collega, magari più esperto della casa madre, che gli fa vedere cosa fare. L'intelligenza artificiale, l'algoritmo, riconosce alcune componenti, diventa estremamente più efficace. Tant'è vero che Tissan Group trasforma la propria diciamo, assistenza di ascensori, che era un costo in un centro di profitto, vendendo questo servizio e competitor ad altre aziende, esiste ancora il lavoro, sì, ma è totalmente trasformato. E l'altra parte invece sono proprio dei lavori nuovi, dai data science e simili, ma anche lavori un po' più, chiamiamoli più, basati sul lato umano, perché alla fine siamo noi a addestrare questi algoritmi. Ad esempio, nella maggior parte delle aziende, faccio un esempio italiano non solo, se usassi un algoritmo oggi per suggerire chi promuovere o chi assumere, l'algoritmo imparerebbe nella maggior parte dei casi a promuovere e assumere uomini bianchi, perché troverebbe magari nei manager tanti uomini, se siamo in occidente vedrebbe che sono bianchi, l'algoritmo è bravissimo a imparare. Però allora servono dei lavori di esseri umani che capiscono come mai l'algoritmo ha fatto quella scelta, magari con un'intelligenza artificiale che è intelligibile, ci sono nuove tecnologie che rendono facilmente comprensibile perché l'algoritmo ha fatto una determinata scelta, e se vedo che l'algoritmo sta suggerendo di promuovere qualcuno, di dare un mutuo, di fare altro in base al gender, uomo, donna o altro, io intervengo, essere umano, con la mia capacità critica nel fare una scelta diversa, nel togliere quel parametro. E sono tutti lavori nuovi che nasceranno. Quindi è chiaro che c'è una grandissima opportunità di tutti questi lavori che nasceranno, che non sono necessariamente profondamente tecnologici, però richiedono un po' di competenze tecnologiche, almeno di base, ripeto, almeno la consapevolezza di cosa c'è. Quella è fondamentale. È, secondo me è una sfida enorme. Ringrazio perché questo è un discorso. Appunto. Abbiamo un pubblico largamente giovane, il, a parte forse le prime file, il, e quindi questo discorso credo che rappresenti qualcosa di estremamente importante per le scelte che vanno a fare in questo momento. Chiaramente non è possibile dare indicazioni troppo strette, quindi a mio avviso. Deve essere una formazione che comunque abbia una certa ampiezza perché non sappiamo esattamente quali saranno le direzioni che vengono prese nel futuro. Deve essere molto interdisciplinare, trasversale, creativa. No? Il, come università cerchiamo di muoversi in questa direzione, in questo momento, poi tutto il mondo no? c'è cioè, fervore in questo momento. Occorre anche, però, una volontà da parte delle persone, una ricerca di professioni diverse, non farsi incantare da quello che fa guadagnare adesso, ma pensare a quello che potrà essere il futuro prossimo o meno prossimo e parlava del, del lifelong learning prima, Enrico, della possibilità poi di... Eh, come posso dire, riqualificarsi in quel tempo in maniera da restare in gara per tanti anni, soprattutto se la nostra aspettativa di vita diventerà più lunga. Assolutamente sì. Eh, conclusione, allora un minimo, dici cosa la tua società cosa fa nello specifico oh, sì, per oh, fare il, un po' di pubblicità. No, ma eh, ci sono eh, come delle informazioni online che possono essere guardate senza bisogno di eh, fare pubblicità. Siamo un gruppo in grande crescita, fondato in Italia nel 2003, oggi Open Knowledge è entrata a fa far parte del gruppo BIP dal 2015, siamo una realtà eh, di circa, dicevo prima, 3.500 persone, 350 milioni di turnover, con una crescita anno su anno del circa il 20% con obiettivi 2025 di 1 billion company, quindi un processo di crescita in grande accelerazione con una presenza di competenze tutte citate qui, abbiamo una unit di subsec, big data, machine learning di eh, 300 persone, la componente digitale in Cuba quasi 800, quindi una tra le società leader in Italia sui temi dell'evoluzione dell delle piattaforme e delle, delle tecnologie. Io volevo per chiudere, eh, anche per collegare alcune delle, delle cose dette, Ricollegandomi anche al tema delle competenze che a me sta particolarmente a cuore, visto anche la platea che abbiamo, se noi riguardiamo World Economic Forum, nelle 14 eh, priorità delle competenze del prossimo futuro, detto, detto benissimo il professor Bertelet prima che non sappiamo bene quale sarà il mestiere che voi farete, perché probabilmente non esiste ancora, no? quindi è molto difficile orientare quelle competenze su uno scenario di lavoro che è in eh, drammatica <coughs> e incredibile evoluzione. Ma quello che è sorprendente nelle top competenze nel, eh, che vengono indicate non c'è né XTEC, né CyberSEC, né Machine Learning. La prima è Creativity ed è incredibile come uno studio dell'MIT e questa è una grande responsabilità per, per le istituzioni universitarie rileva che la creatività negli esseri umani è altissima nella scuola dell'infanzia. Cioè io ho il piacere di avere a casa due bambini piccoli sono di una creatività impressionante. Con l'aumentare della scolarizzazione la creatività è inversamente proporzionale, cioè noi arriviamo all'università completamente spenti. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità, se è vero che il lavoro del futuro che rappresenta la prima vera competenza che dobbiamo essere, creatività, la seconda è collaborazione. Non andremo molto lontano se non collaboriamo all'interno dei trim, all'interno delle discipline in termini di interdisciplinarietà. Abbiamo visto anche prima, si parlava di fisica, si parlava di medicina, tutte le vere evoluzioni in termini di product development e di ricerca forte la si fa se noi siamo in grado, come dicevo anche prima, di unire questi puntini. Quindi in termini di competenze è vero che bisogna andare verso i trend, poi non bisogna seguire i trend ma bisogna seguire le proprie passioni, cioè bisogna essere appassionati di quello che si fa e è lì che si fa la differenza. Questo è il grande messaggio. Noi abbiamo una popolazione nell'azienda di cui faccio parte con un tasso numero di ragazzi. L'altro tema è lo shortage di risorse. Oggi noi abbiamo vacancy, pensate, per 300 persone. Se noi domattina avessimo 300 curriculum qualificati potremmo portare in azienda 300 persone dall'oggi al domani. Il problema che abbiamo noi probabilmente è analogo a molte realtà simili alla nostra. Quindi il tema delle competenze, secondo me è vero stressare il tema dell'innovazione tecnologica, poi io personalmente ho un background tecnologico e credo molto nella, nella, eh, nelle scienze e quanto sia rilevante, ma non dimentichiamo la human eh, parte della, del poi nel far accadere queste cose. Allora, abbiamo, sono le 11.18, abbiamo tre minuti, siamo usciti, rispetto direi che è accettabile questo come ritardo. Io vorrei ancora ringraziare Anna Grassellino virtualmente, Massimo Portincaso, Fabio Moioli e Rosario Sica, chiederei un applauso per loro. Grazie. Grazie.